occuparmi delle manutenzioni, diciamo esterne, tutte le volte che devo fare la doccia, ad esempio, uso un certo tipo di sedia a rotelle, mentre se devo scrivere o leggere, devo usare il computer collegato ad un'altra sedia, oppure al letto. Mentre se decido di uscire da casa, bisogna spostare il mio corpo insieme a tutte le macchine che mi servono per vivere. Insomma, la mia vita non è molto semplice, come potete immaginare, e neanche quella delle persone che si occupano di me e dei miei familiari. La mia lotta quotidiana è su due versanti: la sopravvivenza fisica, ma soprattutto quella mentale, psicologica. Motivo che mi spinge a restare dignitosamente alla pari con le altre persone. Mi occupo della raccolta fondi per la ricerca scientifica sulla SLA, scrivo libri che poi servono a ricavare soldi. Di cui anche l'idea di scrivere il mio secondo libro, La mia vita senza parole, nel quale, a differenza del primo, nel quale ho raccontato me stesso, si racconta come gli altri vedono me, specie chi mi ha conosciuto prima e dopo la malattia. Proprio per sensibilizzare le persone verso una patologia che, al di là del risalto mediatico, presenta aspetti poco conosciuti, vado in giro a sponsorizzare la ricerca con eventi e manifestazioni. Questo sono io, faccio molte cose pratiche e poi penso molto, continuamente. Spesso non posso fare a meno di chiedermi perché invece coloro che dovrebbero occuparsi di noi malati, ma anche dei sani, che avranno tanti altri problemi, passano tanto tempo a fare bellissimi discorsi, riunioni, incontri di piazza, a cui non seguono i fatti. Mi riferisco ai burocrati, ai politici, a coloro che, pur non avendo bisogno di usare un respiratore per vivere, fanno mancare aria alla gente, come me che ha bisogno di fatti e non di chiacchiere, di assistenza e non di promesse. Escono di casa con le loro auto blu, mentre io, se ho un problema, devo sperare che la tua ambulanza arrivi in tempo a risolvere il mio problema. E non posso fare altro che sperare, non avendo nessuna certezza di come si metterà la situazione. Spero che la mia testimonianza non passi inosservata nel mondo di queste persone, e che ogni tanto si possano ricordare del motivo per cui sono stati messi nel posto dove si trovano. Grazie, buona vita. Ogni volta tocca a qualcuno essere il tramite tra gli intervistatori e l'intervistato, quindi stasera tocca a me. Non lo sapevo, adesso ve l'abbiamo detto, però io posso dare anche un minuto, diciamo, ad Alfredo per metabolizzare la cosa, e chiedo a te, Mario, invece, che se anche autore del libro, come è stato, diciamo, supportare Antonio nella scrittura di questo nuovo lavoro? È stato facile dal punto di vista della scrittura, meno facile dal punto di vista poi dell'interscambio quotidiano, che Antonio ha il suo per carattere, quindi non mancano le discussioni, gli scontri, però c'è di base una grande amicizia, un rapporto che oramai è consolidato.
stato da anni, e quindi è stato semplice, è stata una bella esperienza. Dico sempre che per la nostra professione poi queste occasioni qua sono quelle lì che ti lasciano, ti fanno forse pensare anche nei momenti in cui la noia, la pesantezza dopo anni, dopo 25 anni di questo lavoro prendono piede, ti fanno pensare forse come valga la fine ancora mettersi in gioco e sperimentare strade nuove. D'altra parte, ripeto, ho dovuto solo mettere a posto quelli che erano i pensieri, le considerazioni, i concetti di intanto, però c'è la volontà di continuare a pubblicizzare, a portare in giro questo libro. Questo libro è arrivato in Parlamento come mesi fa, una presentazione, è stato presentato tra poco, un anno che è stato presentato ufficialmente per la prima volta a Napoli, dove pensiamo di ritornare adesso in qualche modo. E quindi anche un invito a leggerlo, perché da mediato attraverso le nostre parole ha un significato, però quello che poi si significa è quando si mettono gli occhi su questo testo, che colpisce ed è una lezione per molte persone, anche che è uno dei fili conduttori del libro. Sì. Questo diciamo, questo correre a cavallo. Però come ti ho detto, il libro in qualche modo ti lascia la curiosità di interagire direttamente con lui. Dice Antonio, devi cambiarlo solo fisicamente. Quindi diciamo è la stessa testa cavolo, insomma. E anche perché, come a me è rimasto impresso e anche moltissimo quando lui racconta del suo compleanno e dice, parla delle sue motociclette, no? E dice che alla fine lui ha smesso di correre soltanto fisicamente, ma poi con la mente invece continua a volare. E io non